Jack Endino a Roma è anche la testimonianza che chi ha passione e talento può farcela. Se gli U-Rock hanno portato in Italia Alan Parsons, che ha collaborato con Beatles e Pink Floyd e lo stesso Endino, vuol dire che nonostante le difficoltà che il settore sconta, c'è ancora spazio per la buona musica. Ed è proprio la capitale che può esprimerla al meglio. In Italia non c'è solo Milano che può produrre musica e queste iniziative significano molto. Basti pensare all'investimento fatto a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, dove è nato il Blue Recording, uno studio ultramoderno in un momento in cui la sopravvivenza è difficile. Siamo spinti dalla passione e dalla voglia di avere qualità nei prodotti che facciamo poi uscire discograficamente. Investendo e dando qualità, diciamo, sei cercato proprio per questo punto di forza. Quindi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con Zucchero, Alan Parsons, c'è stato Michael Brauer, adesso c'è grande Jack Endino, e questa è la forza di questa struttura, ovvero la qualità. Ma Roma in fondo è rock, non tutti sanno che proprio in Nirvana, con cui Endino ha suonato, inciso Bleach, prima ancora di diventare famosi, si erano esibiti al Castello, un locale di Borgo Pio, ritrovo dei giovani negli anni 90. Erano stati acclamati e portati in trionfo. Era il 1992 ed avevano appena inciso Nevermind. Di lì a 2 mesi sarebbero diventati l'icona del grunge. Faccio questo lavoro da 25 anni. Ho suonato in 15 paesi diversi con altre band. Ho inciso più di 500 dischi e sempre rock and roll. Però in ogni paese c'è un rock and roll diverso e questo mi stimola molto. Io sono un ragazzo rock Ma torniamo a Reggae Insurrection. Mentre il precedente CD dal titolo omonimo U-Rock era ricco di citazioni di Pessoa, di Coelho, Sepúlveda, Che Guevara ed Epicuro, questo che uscirà a breve si concentra sulla musica, su sonorità nuove vagliate da Endino. Possibile di lavorare a contatto con questi produttori così importanti, da cui si impara molto perché hanno una visione, diciamo, totale della band e di quello che è il sound del gruppo. E questa è una cosa importante che in Italia, diciamo, è difficile, da riscontrare. Insomma, una chance importante per un gruppo che vive e lavora nella capitale, ma che sogna di portare la propria musica al di fuori dei confini nazionali. Un grande chitarrista che comunque investe su un gruppo rock italiano, no? Vuol dire che voi l'esame l'avete passato. Beh, è un grande onore proprio perché ci ha tenuto molto, cioè, per ragioni io avrei anche preferito rimandare un pochino, l'ho detto no, lo dobbiamo fare adesso a settembre, ho detto, vabbè, facciamo.